Finisce ancora 2-2 la partita fra Arbore e Monastir, come 10 giorni prima nel campionato, stavolta per l'andata delle semifinali della Coppa Italia di promozione. Subito bianco-blu in avanti con cross di Arangino dalla destra e Frau, schierato centravanti, manda di poco a lato. Lo stesso Frau su un calcio d'angolo da sinistra si trova il pallone sul secondo palo e con il destro lo spedisce sul fondo. Nuova conclusione da fuori da parte dei bianco-blu, che di fatto dominano il primo tempo. Masia addirittura prova l'Eurogol da centrocampo e il portiere Petucco in due tempi riesce a salvarsi in una delle tante opportunità della squadra di Marcello Angledu, che qui in questa circostanza libera al tiro nuovamente Masia, stavolta dal limite, con Petucco che mette in calcio d'angolo. Il numero 28 ci prova anche su punizione con la parata del portiere di casa. Fra le poche opportunità dell'Arborea c'è questa con un tentativo da fuori sul quale Firino non si lascia sorprendere, mentre un altro calcio di punizione viene parato dal portiere Petucco. Monastir che ha creato tantissimo nel corso del primo tempo, con Arangino che dal fondo mette in mezzo il rimpallo, favorisce Federico Podesu che al 34esimo sblocca il risultato con la rete del limite dell'area piccola per lo 0-1. Federico Podesu è riuscito a trovare la deviazione vincente sfruttando il cross del molto mobile Arangino nella circostanza. Ancora Monastir che non si ferma dopo il gol del vantaggio realizzato poco dopo la mezz'ora, qui con una conclusione che termina a lato con le immagini sempre al primo tempo. Un passo dall'intervallo, Arangino dal fondo, non ci arriva Frau, poi Pulcrano non riesce a concludere, la palla torna ad Arangino, il cross viene respinto. Passando alla ripresa, punizione di Masia a centroarea, palla che rimane sulla zona del dischetto, il tiro viene parato da Petucco, poi il pareggio dell'Arborea al 53esimo con un'azione simile a uno dei due gol dei gialloblu nella ripresa del match di campionato. Alla fine è Nicola Pintus a trovare l'opportunità di calciare a rete dal limite dell'area piccola. Al 51esimo il punteggio torna in parità, tanti rimpalli con l'Arborea che è stato fortunato nella circostanza a trovare il pallone al momento giusto per metterlo in rete con Firino ormai fuori causa. Ancora Monastir che ha diverse occasioni, questo sarebbe un gol di Frau che però viene annullato per un fuorigioco molto dubbio. Sono addirittura tre le volte che Frau si vede segnalare un fuorigioco in maniera molto contestata. In questa circostanza il suo tiro era stato parato da Petucco, che poi va a respingere anche questa rimessa, mentre qui il tiro di Frau finisce in rete. La posizione sembrava regolare, ma anche in questo caso l'assistenza alza la bandierina e nega il gol dell'1-2 alla Monastir, che poi al 71esimo invece incassa il 2-1 con un lancio dalla retrovia a favorire Paolo Azzeni, che entra in area da sinistra e piazza il pallone sul palo opposto per il primo vantaggio dell'Arborea, non solo nella partita giocata mercoledì, ma nelle tre sfide contro i bianco-blu. Difesa tagliata fuori sul lancio e Azzeni mette in rete il vantaggio dell'Arborea, che però dura soltanto 5 minuti, perché al 76esimo Arzu riceve da circa 25 metri con un tiro che sbatte per terra, supera Petucco per il gol del pareggio, quello da parte di Capitan Arzu. Il gol del 2-2 a poco meno di un quarto d'ora dalla fine, che è anche il primo gol in questa stagione del laterale sinistro tornato quest'anno al Monastir dopo un'esperienza nel calcio a 5. Ancora Monastir che ci prova nel finale con un tiro di pinna che viene respinto dal portiere Petucco, e poi a 2 minuti dal 90esimo Masia entra in area dalla destra, viene affrontato in maniera irregolare con fallo e alla fine viene dato anche il cartellino rosso per Capraro, ma dal dischetto Petucco
spara la conclusione da parte di Pinnock, non riesce così a dare la vittoria al Monastir. Discorso qualificazione alla finale che viene rinviato al ritorno, che si giocherà mercoledì 21 febbraio a Monastir.